Ciao, scusa. Sì, buonasera, sono Ivan Mariani, sono allenatore della Wonderful categoria allievi. Quest'anno ci alleniamo al campo di Palese e poi in disponibilità del campo nostro Densiteto e devo dire che ogni volta che piove, quando piove, il campo è sempre in condizioni pessime, ma anche quando è asciutto, perché noto che quest'anno più delle altre volte abbiamo riscontrato infortuni a livelli di tendinite, di legamenti, quindi sicuramente o è troppo duro quando è asciutto o è troppo impraticabile, è troppo molle quando è molto molle quando è bagnato. Cosa si dovrebbe fare? Secondo me dovrebbe essere rifatto completamente la base per consentire un maggiore drenaggio, per comunque utilizzare il materiale di erba che sarebbe ottimo, quello che stiamo facendo in City. Vai. Non ho notato dei miglioramenti rispetto all'anno scorso. Il campo rimane sempre, specialmente quando piove, in condizioni molto, molto precarie. Ritengo che sia comunque indispensabile, dopotutto lo stanno facendo gran parte delle società, poterlo fare in erba artificiale, e questo potrebbe rappresentare anche un incremento per il settore giovanile. Direttore, facciamo venire il presidente Rodio insieme all'assessore Sanicandro, pala in mano, a mettere a posto un po' il campo qui, Lo so. È una vergogna. È uno squallore dove si è ridotto lo sport qui a Palese. Superiore a
appello alle... ai signori del palazzo, no? Il quale, cioè, penso che ci accingiamo ormai nel pieno della campagna elettorale per le prossime consultazioni comunali, a pensare anche a Palese, cioè non solamente alle circoscrizioni limitrofe a Palese, ma anche a Palese, perché Palese è stata dimenticata. Bambini, cioè, in tenera età, che stanno svolgendo la loro attività calcistica. Cioè, lo squallore che stiamo assistendo con la venuta della pioggia, cioè benefica sotto la scarsità di acqua, ma malefica per quanto concerne il nostro campo sportivo, oramai oserei dire proprio disestato, in quanto qua ci rimettono gambe, legamenti i nostri calciatori. Per non parlare poi per quanto riguarda la nostra scuola calcio, no? Che i ragazzini sono qui nel nostro, se vogliamo chiamarlo, campetto, perché è ridotto anch'esso a un asfalto oramai in disuso da anni, d'accordo? E purtroppo si sono dovuti adeguare in questi giorni a svolgere l'attività su questo campo da calcetto. Pozzanghera qua, c'è il rischio che non si può giocare, perché se rimane così c'è la linea laterale che non si può tracciare, perché va la calcio, va nell'acqua ed è come se non c'è. Allora qua è meglio che viene la ditta a mettere a posto, ci sono, è un casino, non si può fare proprio niente.